Buongiorno. Noi sconfessiamo, la gente c'è, sta venendo. Vedi però a leggere Tirreno una volta a settimana. Aumenta l'interesse per l'isola, le informazioni. Cioè, non ho capito. Allora, aspetta, fate pace col cervello qui, Qui perché c'è un volo diretto con le banche svizzere, Lugano e Elba. Ce l'abbiamo. Il parco è più trasparente. L'Italia non c'abbiamo solo il mare, no, c'abbiamo anche il parco che è trasparente. Il prenatore, qui lo ricordiamo, rende omaggio a Giorgio Faletti. Ah, vabbè, quello grande. Abbiamo già poco. Dov'è? Eccolo. Qui. Qua. Giorgino, che appena avevamo chiamato per l'edicola, ci disse subito di sì. E poi, purtroppo. Fermi. Però, finalmente il 25 luglio. Cioè, ieri. Cioè, ieri. Sbloccati i soldi per lavorare la serie. Quindi a distanza di una settimana questo tribunale va bene. Sappiamo che Capolive gli ha offerto i fondi a e fino a qui ci siamo e loro non l'hanno voluto. In più cosa faranno? Faranno dei lavori, per cui ragazzi il tribunale fino ai prossimi 2 anni fate buoni, non fate cazzate. No, potete far cazzate, però, il tribunale c'è. Il cazzo te ne frega. Io c'è delle notizie a portaggiuro che non sono riportate su questi giornali. Aspetta, però c'è l'ultimo veloce che a sto punto non posso il tribunale per caso. A sto punto apriamo. Ma la Concordia dov'è? Scusate. La Concordia l'hanno parcheggiata un attimino a Pomonte. Non la lasciano lì un pochino, sì. Elba, ai. Anna c'è il tribunale. Eccola. No, io non ci voglio credere. Io vado giù, non ci voglio credere. Ad Alberto Falla, finita. Circo ad Alberto per piacere. Hanno fatto sto circo a San Giovanni. Ma perché non gli mettono una foto a stomo decente? Davvero, guarda. Meglio il tribunale. La quarta parola che si doveva giocare, vedi? Ha detto meglio il tribunale a San Giovanni invece del circo. Nulla, non so, e ora ha aperto. Perché i tribunali italiani fondamentalmente cosa sono? Dei grandi circhi. Dei grandi circhi. Quindi, hai capito? Circo San Giovanni, è vero. Circolare. Il Financial Times, loda all'Elba, fa un posto per fare affari. Ma ci avete rotto coglioni però. Allora, o siamo un posto che non ci va nessuno. O siamo un posto dove si fa tanti affari. Comunque le strade provinciali non corre proteste. Sto inverno si tocca. Quindi, guarda la fotografia. Ma voi dovete pensare che è il circo? E bene per la Bulgaresi come più. Ma il circo, lo vuoi o no? Il circo. Ma io ce l'ho già in casa il circo, ce l'ho tutti i giorni. C'è anche l'animale. Cioè, il circo delle pulci se per questo. Il vicino ma rompe le palle a meno grande. Le foto della settimana. Ah, qui, dunque. C'è l'asta, che dice l'asta. C'è l'asta. Yoga, è tua moglie, Lisa. Sì, certo. Me ne sarei accorto. Lisa dagli occhi blu. Senza le trecce, la stessa? Non sei più. Perfetto. Quindi, allora, finito il giornale. Sì. Lupo! Il grande lupo! Allora, dunque, abbiamo 10 minuti, siamo a 10 minuti, quindi giocati su 4-5 minuti. 4-5 minuti c'è una voce in paese. C'è una voce in paese che non è sui giornali, che sta facendo proprio il giro dei locali. Abbiamo un nuovo gruppo consigliare in comune. La vera vela. E cos'è? Io ho un numero, c'è la vela e ora hanno posso fatto provare? Io proverei un attimino a sentire la. Ma ci abbiamo il cosino? No, ma comunque funziona. Funziona. Sentiamo un attimino se è vero. Come inesistente? È inesistente. No. Io direi che facciamo un breve stop per recuperare. No, abbiamo una. Ah, giusto. Oggi è di lavoro. È in after hour. Ma chi stiamo chiamando? Ma stiamo chiamando... Cioè, o meglio, a chi stiamo rompendo? Quello che secondo noi ha fatto una nuova vela. Chi è? Cioè, la vera vela. Alza un po' volume. Sente parecchio. Di molto. Ma non ci sente? Si sente. Siamo sicuri che c'è? Ecco che sto menando l'ufficio. Ma questa è casa. Allora, facciamo che stoppiamo un secondo perché questo è importante. Un secondo. Questo dorme, ieri sera ha fatto tardi. Sta toppando. Stai toppando? Mario, toccaci. Oh bello, senti. Buongiorno! Si sta facendo uno speciale edicola. Regini ti voleva fare una grande domanda. Vai. Anche due. Luca, ascolta, seriamente, no? Buongiorno. Ma è vero che ci sono due vele in comune? È vero. Ah,
è da ricomizzare. Ma qual è? Cioè, perché ci dice che una si chiama La Vela, no? Una si chiama La Vela. E l'altra La Vela Vela. E l'altra si chiama La Vela Vela. Ma che differenza c'è fra una vela e l'altra? Colore. Che se una è la vela, lo skipper. Uno è basso a cicciotto e quell'altro è più alto e con capelli bianchi. E il terzo chi è? Schettino. Fidiamo un giro un pieno. Ma se voi siete le vele, Tonietti e Coreani, che so? Tonietti e Coreani, che fossero birbe, sarebbero fuori bordo e ci sarebbero fuori a tutte e due. Sono un tangone, il tangone. Questa cosa, guarda, c'era un attimo sconvolta un po' la mattina. Sì, io non ho preso nemmeno il caffè. È una cosa molto, molto semplice, la posso spiegare. Maurizio ha dato le dimissioni al gruppo di maggioranza. E ha costituito un gruppo per conto suo e quindi ha denominato il suo gruppo, di cui per il momento fa parte lui soltanto, La Vera Vela. Questo a sottolineare che insomma Maurizio non è d'accordo sulla rotta che sta seguendo questa amministrazione. La Concordia. È una visione politica, lui ha ribadito la sua appartenenza al centro-destra, eccetera, però si vuole sentire libero in consiglio comunale come gruppo autonomo di anche a volte probabilmente di non votare alcune decisioni che invece io e la giunta prendiamo o abbiamo preso in passato. Luca, ma come parli bene, mamma mia, guarda. Quindi abbiamo un velone ora. Sì, la velona. La velona. Ti presteremo le nostre di veline. No, anzi, io direi, io che proprio le veline sono sempre, cerco sempre di essere. Mancano le veline. Da una bella barca a vela, adesso abbiamo due barchette. Quindi è più difficile. C'hai due optimist ora invece che un 4,70. Due optimist perché insomma è comunque una divisione per quanto Maurizio si è detto disponibile sempre al lavoro con la maggioranza, eccetera. Però è comunque una sicuramente sarà così, Luca. Non lo mettiamo in dubbio. Mettiamo in dubbio. Abbiamo finito il tempo. Ciao Luca Simoni, baci, abbracci, pureggio, quant'altro direi. Ciao, me. Grazie Luca. Scoop. Siamo arrivati alla fine e questo alla fine, punto. Però io volevo fare un saluto. Volevo fare un saluto. Un saluto. Che Gaetano torni presto. Sì, fra di noi. Capito? Sì. Gaetano torna, che se fra noi ci sei mai stato, perché se però c'è. Però torna. Salvati, salutiamo le veline che non ci sono. Giustamente il dottore ci diceva le veline. Il 21 c'è Peter Gabriel, il 21 novembre. Gaetano, se ci sei sempre te, non lo fanno. Quindi dal Beach Bar, dall'edicola, è tutto. Salutiamo Baretto, salutiamo tutte le veline, tutti quelli che... Poi ci sarà lo speciale vino. Bravissimi, quindi tenetevi pronti. Dottore, è stato un piacere, io spero che lei torni a trovarci. Sempre. Anzi, viene, non rompere palle, altro che devi fare. Ci faccio anche magari una ricetta per vedere se ci può dare qualcosa di serio, per vedere se torniamo, capito? Arrivederci. Ciao!